Vietato chiamarlo Padfone 3 perché si chiama Asus Padfone Infinity. Si tratta di una rivisitazione del Padfone 2, ma diciamo che chiamarlo Padfone 3 è appropriato ed è il primo device del produttore taiwanese con display Full HD da 5 pollici. Un dispositivo che effettivamente migliora ulteriormente il Padfone 2 e che offre un hardware veramente notevole. Stiamo parlando di un processore Snapdragon S4 Pro, di un processore Snapdragon 600, dunque l'ultima versione del processore di Qualcomm, 2 GB di memoria RAM, il processore collocato a 1.7 GHz e una fotocamera da 13 megapixel con flash. La scocca è totalmente in alluminio, leggerissimo, veramente incredibile il peso. Qui abbiamo il connettore per la cuffia, abbiamo una porta, una cassa laterale, ci sembrerebbe sì, accensione e spegnimento, volume, connettore micro USB, ingresso per la SIM, dovrebbe essere in formato micro, e quello che sicuramente starete notando e sorprende è l'angolo incredibile di visione che ha questo display. È un display IPS, veramente possiamo dire forse il migliore Full HD che abbiamo visto fino ad oggi. Lo avevamo apprezzato moltissimo questa tecnologia sul precedente Padfone 2 e su questo Padfone Infinity effettivamente abbiamo una qualità dello schermo addirittura superiore, anche probabilmente grazie alla risoluzione Full HD. Nelle impostazioni troviamo alcune personalizzazioni di Asus. Abbiamo Android 4.1.2, dunque l'ultima distribuzione Jelly Bean prima della 4.2. Alcune personalizzazioni per quanto riguarda l'estetica, ma le impostazioni sono praticamente le classiche di Android. Proviamo a vedere la luminosità, se è al massimo. Sì, è al massimo. Un prodotto che trova nella sua dock station l'esperienza tablet. Ovviamente Asus non ha cambiato il modo di inserimento, dunque tablet station con inserimento verticale. Basta appoggiare il tablet, il telefono, premerlo, una leggera vibrazione ci ricorderà che siamo in modalità tablet. Non casca il telefono, anche se spingiamo perché è ben incastrato. La rotazione del display avviene su tutti i lati in maniera ovviamente immediata. L'hardware è integrato all'interno del tablet, dello smartphone, non del tablet. Il tablet ha soltanto la batteria e ne aumenta le prestazioni. Lato tablet troviamo di nuovo un display Full HD da 10.1 pollici e anche qua l'angolo di visione è praticamente totale. Dobbiamo dire che questo Asus ci ha sorpreso molto, sia perché non ci aspettavamo in realtà un Padfone completo, ma ci aspettavamo soltanto la soluzione telefono Full HD, dunque non anche la station, ma ci ha sorpreso veramente in modo incredibile il display, che è veramente eccezionale. Asus per la prima volta ha inserito anche l'opzione per il multitouch, per il pinch to zoom, scusate, sulla home. Come vediamo abbiamo praticamente delle aree di lavoro con modalità che possono essere intercambiate e qui abbiamo per esempio delle home che possono essere scorse lateralmente, ma queste home possono essere gestite anche attraverso il multitouch e come vediamo possono essere aggiunte ulteriori home nell'area lavoro oppure nell'area intrattenimento o ancora nell'area new mode, in quanto noi possiamo aggiungere nuove aree senza nessun tipo di problema. Ovviamente non manca il multitasking, in questo caso abbiamo aperto soltanto un'applicazione. Fotocamera che si avvia in un lampo grazie anche al processore Snapdragon 600. Le impostazioni ci permettono di gestire vari formati, in questo caso abbiamo 5.5 megapixel, la fotocamera dovrebbe essere da 13 megapixel perché comunque usa la fotocamera del Padfone Infinity. Qui abbiamo tutte le impostazioni classiche per la gestione delle varie opzioni e ovviamente la galleria. All'interno della galleria troviamo alcuni elementi che ci permettono di visualizzare e di apprezzare anche la gestione del display. Proviamo a prendere dei video demo. Qui abbiamo il video demo di un gioco, per esempio,
modo da capire anche la qualità del dispositivo. La parte del volume è laterale, vediamo se riusciamo a partire con questo gioco. Ovviamente è un video, non è un gioco reale, però possiamo apprezzare sicuramente gli angoli di visione incredibili. Possiamo staccare poi la parte tablet e rimaniamo attivi sul Padfone Infinity senza nessun tipo di problema. Purtroppo scelte comunque che vanno a delle case, i tasti frontali non sono integrati a schermo, ma sono comunque sempre fisici nella parte inferiore. All'interno delle personalizzazioni del produttore troviamo tantissimi programmi, la parte internet purtroppo in questo momento non funziona perché non c'è connessione. Vediamo se riusciamo a connetterci alla nostra rete wifi, ma difficilmente la riusciremo a vedere. Qui abbiamo anche l'impostazione per la gestione del super IPS, in pratica questa è la luminosità massima, ma noi possiamo impostare il super IPS per avere ancora più luminosità. Dunque un dispositivo che si dimostra veramente molto interessante, tastiera classica di Asus che ormai ben conosciamo, la possibilità poi chiaramente di gestire l'Asus SuperNote che è uno dei programmi più interessanti della suite di Asus. SuperNote è ovviamente ottimizzato sia per lo smartphone, sia in modalità landscape che portrait, sia per il tablet. Chiaramente tutto è hot, il passaggio è a caldo, dunque inseriamo il telefono, automaticamente uscendo da questa modalità, diciamo demo, siamo nella nostra interfaccia Note. Vedremo come reagirà il pubblico italiano a questo prodotto, a noi ci ha sorpreso decisamente in modo positivo e ulteriori focus le faremo prossimamente. Sono stato direttore di HD Blog, Dani Colò.